Avevamo previsto da un mese l'arrivo degli amici di A2A perché partivano i lavori di Caivano. I cantieri si aprono nella regione Campania sulla base del programma della regione, non della politica politicante. Oggi parte il secondo capitolo di rimozione delle coballe. Noi abbiamo accumulato in Campania 4 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe e non c'è mai stato un piano per rimuovere le coballe. Voi ricordate un piano definito per rimuovere le coballe? Non è mai esistito. È esistito da quando abbiamo strappato al governo nazionale mezzo miliardo di euro per risolvere questo problema che è di proporzioni bibliche. Abbiamo già rimosso fra 7 e 800 mila tonnellate di ecoballe. Oggi parte il secondo capitolo, cioè un terzo delle ecoballe viene rilavorato per la produzione di combustibile secondario solido, lavorazioni a freddo. Rimane un terzo blocco di ecoballe che sarà sottoposto a una nuova tritovagliatura, recuperiamo altro materiale di riciclo e poi il resto va a discarica. Nel giro di 2-3 anni noi avremo risolto un problema che è stato unico in Europa, probabilmente al mondo. Io non ricordo altre realtà sul piano internazionale nelle quali si siano accumulati 4 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe. E allora il programma va avanti e insieme con la rimozione delle ecoballe si è completato quasi del tutto il programma di bonifica delle discariche. E soprattutto sono partiti gli impianti di compostaggio per la lavorazione dell'umido, a cominciare da Pomigliano dove è pienamente in corso il lavoro. Tutto questo ci consentirà in maniera credibile di porre all'Unione Europea il problema di eliminare la sanzione che è stata messa sull'Italia, 120.000 euro al giorno, per infrazione ambientale, perché abbiamo dimostrato che il programma di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani è pienamente in atto. Che la principale criticità era il trasferimento di ecoballe fuori d'Italia. Ormai il capitolo che riguardava il trasferimento fuori della Campania delle ecoballe è completato, esaurito. Adesso dipende tutto da noi. La produzione di combustibile secondario solido è stata fatta la gara, se l'ha aggiudicata A2A, è responsabilità dell'azienda produrre il combustibile secondario e collocarlo presso le centrali elettriche e i cementifici. Rimane da fare la tritovagliatura, ma è un problema che riguarda soltanto noi, quindi sinceramente altri ostacoli non ne vedo. Le garantisce, ci mette la faccia e garantisce per la seconda volta che nell'arco di 2-3 anni verranno smaltite le coballe. Non ci metto la faccia, innanzitutto ci ho messo mezzo miliardo di euro, non io ma il governo nazionale, quindi abbiamo creato la precondizione essenziale per risolvere il problema delle coballe, perché per 10 anni abbiamo parlato di ecoballe, per 15 anni, ma nessuno cacciava i soldi necessari per rimuoverle. Quindi abbiamo strappato le risorse necessarie, abbiamo fatto le gare, abbiamo fatto tutto con la supervisione dell'autorità anticorruzione di Cantone, perché sapete che è un tema delicato quello del ciclo dei rifiuti. Sinceramente non abbiamo perso un minuto di tempo, abbiamo fatto i conti con una crisi del mercato internazionale che è stata drammatica. Il programma è pienamente in corso, con qualche ritardo indubbiamente, ma il programma è in atto e possiamo dire che abbiamo risolto, avviato a soluzione, un problema che sarebbe rimasto irrisolto in Campania nei secoli dei secoli senza l'intervento del governo regionale.